Facciamo sentire l'urlo di libertà che viene dal palco e dal prato di Pontida. Noi siamo un piccolo gruppo alla Camera, un piccolo gruppo però cattivi e incazzati. Incazzati contro un governo che sta uccidendo la nostra gente. Siamo gli unici, e lo diciamo con rammarico perché vorremmo che anche altri gruppi combattessero con noi, ma gli unici che mettono prima la nostra gente. È un concetto banale, è il concetto del buon padre di famiglia, ma noi invece abbiamo la maggioranza e addirittura una presidente della Camera che va alle stazioni a raccontarci come avete notato, non ho citato il nome perché mi vergogno a dirlo, parlo solo di presidente della Camera, che va alle stazioni a dire quanti pochi diritti hanno gli immigrati, ma vada nelle fabbriche a vedere gli operai che non possono lavorare, vada nelle imprese dove gli imprenditori abbassano le saracinesche, vada a vedere gli esodati che dove il governo non trova un euro e regala 1.350 euro al mese per ogni clandestino. Noi siamo là a portare avanti queste battaglie. Pensate che non più di qualche settimana fa hanno votato una legge per la quale chi proviene da paesi dove non sono rispettati tutti i nostri diritti civili non può più essere espulso, con l'appoggio dei 5 Stelle. Vuol dire, significa che noi non possiamo più mandare via chiunque venga da Africa o d'Asia. Queste sono le politiche che sta portando avanti il governo. E allora dobbiamo ribellarci. Noi come gruppo alla Camera, guardate che ogni giorno dobbiamo combattere e fare sapere la verità. I numeri non ci sono. Però con la verità c'è la forza del popolo e la vostra forza, che deve ribellarsi, deve urlare, deve farsi sentire e dire che noi piedi in testa non ce li facciamo mettere. Non... L'orgoglio del popoli del nord si deve far sentire ogni giorno, perché Renzi non ci bastano le sue balle che raccontano in televisione. Noi vogliamo e pretendiamo risposte. Io vi saluto a tutti e, se permettete, faccio un saluto particolare, visto che prima non ho parlato da segretario nazionale, ai friulani e giuliani qui presenti oggi. Perché se abbiamo liberato in questa tornata elettorale molte regioni, adesso vogliamo liberare anche il Friuli Venezia Giulia dal dramma Serracchiani. Io finisco con un impegno, che è una promessa presa sul sacro prato di Pontida. Tutti i deputati della Lega utilizzeranno ogni minuto a disposizione, tutta la forza che hanno, tutto l'impegno per tirare giù dalla poltrona Renzi e tornare a votare. Vogliamo ridare la libertà alla gente, la libertà di scelta, un governo eletto democraticamente, e lanciamo un messaggio a Renzi. E diciamo a Renzi da qui, più tempo stai ancorato alla poltrona per gestire il potere, più la Lega ti fa un culo così. Non ci fermiamo. Padania libera, viva la Lega e viva la libertà.